Grande successo per il concerto di Natale dell'Associazione Culturale Compagnia Virtuosa di Pescara, che per la prima volta si è esibita presso la Chiesa del Sacro Cuore in pieno centro a Pescara. Grande successo anche testimoniato dal pubblico che ha gremito tutti i posti a sedere della Chiesa. Per ascoltare, Presidente Walter Pili, che genere di musica? Dunque abbiamo colto l'occasione, questo è un anno giubilare, l'anno del giubileo di Francesco, per riproporre le musiche che furono scritte ed eseguite a Roma proprio nel Natale del 1600, che era un anno giubilare. La parte grossa del concerto era costituita dal dialogo pastorale di Anerio ed era introdotto da un mottetto, da un dialogo di Bonini, fiorentino sempre del 600, e chiuso con Swelinck, compositore olandese del 600. E questo un po', diciamo, in linea con la vocazione della nostra associazione, che è quella di proporre musica antica eseguita con il metodo filologico, e anche questa sera gli strumenti che accompagnavano tutto il concerto erano un clavicembalo, una copia di un clavicembalo italiano del 600, una viola da gamba e una tiorba, suonata da strumentisti eccellenti, alcuni di loro pescaresi che suonavano a Pescara per la prima volta. Questo anche per dire quanto questa città potrebbe godere della professionalità e anche dell'amore che molti suoi figli musicisti fanno, praticano con ottima qualità. Questo concerto di Natale sarà ripetuto a Torrevecchia Teatina, in un'altra chiesa più piccola, forse con l'acustica ancora migliore. Sì, la chiesa di Torrevecchia Teatina, che non è quella storica antica, è quella del centro, ma l'abbiamo fatto perché una delle nostre dei nostri compiti è anche quella di fare musica di qualità, però non per un pubblico di nicchia. È importante che le persone, la gente, il pubblico senta questa musica, quindi abbiamo concordato di farla nella chiesa centrale, che probabilmente dal punto di vista acustico è più adatta rispetto a questa, che ha un eco molto importante. E domani sera alle 19 avremo il concerto a Torrevecchia Teatina. E dopo questi concerti di Natale come si svolgerà l'attività della vostra associazione? Allora, l'associazione ha tre momenti importanti di concerti durante l'anno, ed è il concerto pasquale, poi si farà un concerto nell'epoca, diciamo, preestiva, giugno, e poi c'è la preparazione del concerto natalizio, perché sono repertori anche piuttosto impegnativi da provare. Oltre questo abbiamo anche un'attività formativa dal punto di vista della musica antica. Quest'anno, nel mese di maggio, faremo la sesta edizione del workshop di musica antica. Ci sarà un direttore di coro di musica antica specializzato del Trentino che verrà a fare 3 giorni, probabilmente lo faremo a Spoltore, dove studieremo un repertorio del 600, ed è aperto ovviamente a chi vorrà iscriversi. E quindi, se ci volete seguire, sul sito www.compagniavirtuosa.it avrete ogni informazione.